Bentornati all'appuntamento con le previsioni di MeteoOne. La vasta depressione artica che si muove sull'Europa settentrionale lentamente scivolerà sul bordo orientale dell'anticiclone delle Azzorre. L'aria più fredda artica si getterà dal Rodano, apportando un deciso peggioramento del tempo su tutto il centro-nord della nostra penisola. Sul centro-sud Italia avremo un temporaneo e deciso aumento dei valori termici, seguiti poi da un brusco calo delle temperature nel weekend. Ma andiamo ora a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per venerdì 24 febbraio. Giornata dalle due facce. La saccatura sul nord Italia richiamerà forti venti di scirocco su tutto il sud Italia, con un aumento drastico delle temperature. E nubi basse che inizieranno a coprire durante la mattinata i settori nord-occidentali, sia della Puglia che della Basilicata. Cieli sempre più coperti dal pomeriggio su tutto il territorio, con primi possibili deboli rovesci a partire dal Gargano, Puglia settentrionale e settori nord-occidentali della Basilicata. Dalla serata, rovesci che potrebbero interessare a macchia di leopardo tutto il territorio, localmente temporaleschi sulla Puglia centro-settentrionale. Temperature in aumento di 3 o 4 gradi al mattino, in calo di un paio di gradi dal pomeriggio sera. Venti molto forti di scirocco sul Salento, forti sullo Ionio, moderati altrove. Per quanto riguarda i mari, agitato il canale d'Otranto, molto mosso lo Ionio, da mossi a molto mossi altrove. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Trono Cosimo per questo particolare scatto che ritrae la fauna di Salina dei Monaci a Torre Colimmina, nel Tarantino. Si possono ammirare due splendidi esemplari di fenicotteri e un'anatra. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MeteoOne e Teleappula, oppure le mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.